fare un picnic fresco fuori in giardino. Aspettate, aspettate, per fare un picnic bisogna organizzarsi, bisogna prendere un telo e poi decidere cosa portare fuori da bere e da mangiare. Dai, smettete di prendermi in giro. Ma non smettete di prendermi in giro, eh? Che cosa vuoi mangiare fuori? Un bel gelato o qualcos'altro? Qualcos'altro. Tipo? Gelato? No, gelato! Andate a prendervi da mangiare e da bere. E anche le da tovaglia. Prendiamo queste? Ma ne basta uno. Vabbè, prendiamo queste al posto delle classiche tovaglie da picnic? Sì. Ok, che cosa volete mangiare? Io questo bollo. Tu vuoi un Actimel? Mentre tu, Vanessa? Aspetta. Io voglio questo, vieni. Ah, non mi do l'ora di bere. Se lo finiamo. Cos'è che vuoi? Voglio quello lì. Quale quello lì? Parla. Quello. Questo? Sì. Il B-Ready? Sì. E prenditi un B-Ready. Tu, Vanessa, lo vuoi un B-Ready? Cos'è il B-Ready? Ah, sì. Vuoi questo? Mamma, ma se prendiamo anche un pochino di latte, se non se lo certo, amore, prendi la lacquetta. Io prendo i chipster. E il B-Ready. Anche tu vuoi chipster? Sì. Glieli prendi tu? Vuole i chipster. Glieli prendo io, dai. Cosa stai prendendo? Anche i cracker? E l'Actimel. L'Actimel, il B-Ready e i cracker. Anche tu i cracker? Ok. Portiamo fuori anche questo? Dai, andiamo. Cominciamo ad andare ad allestire. Ok. E dove li mettiamo? Dove c'è il giardino. Allora, ce la fai? Devi essere super brava. Bravissima, amore. Tu vicino a tua sorella, dai. Metto qua, guarda, aspetta. Anica, mi metto qui. Aspetta, al contrario. Da. Era, l'avevi già fatto bene, eh? L'hai tolto praticamente. Si sta bene a quest'ora fuori, vero? Oh, che belle che siete. Non andate coi piedini con le ciabatte sulle tovaglie, eh? Allora, vediamo un po' che cosa avete preso. Vanessa, cose sono lì. L'acqua per tutti e due, perché allora, sennò finiamo il yogurt anche per te. Ho preso l'Actimel. Mm-hmm. I cracker, Vanessa. I cracker, poi i chipster e il B-Ready. Ok. E io ho preso questo cioccolatino. Il B-Ready, hai preso le stesse cose poi, l'acqua. No, se finiamo questo il Actimel. Sì. Ah, e poi dopo anch'io queste. Hai già sete? Bevi. Anch'io. Anche tu? Wow. Pensate che bel posto, quel bel picnic. Potete anche andare sulle giostre dopo, se ne avete voglia. E poi mi pagate per questa serata stupenda. Con la carta. No, così, con i soldi di carta. Buono l'Actimel, è bello fresco? Lo sbatto sempre così c'è la schiuma. Ti piace schiumato l'Actimel, quindi? Sì. Mm. Dai, bimbe, che tra poco si parte, torniamo in Sardegna, manca veramente poco. Siete contente? Con la mia amica Giulia, Madonna. Con la tua amica Giulia che arriva più qualche giorno dopo, ma saremo molto vicine. Sì, lei alloggerà in un posto molto vicino al nostro. Sentiamo i rumori. C'è l'uccellino. Dove sono gli uccellini? Ho i baffi. Ci sono anche un po' di api. Ho visto, sì. Sì, non si vede, ma ce n'è una che ci sta gironzolando intorno. State attente. Facciamo le capriole. Dopo mangiato? Adesso hai la bocca piena, non puoi fare le capriole. Faccio vedere la verticale. Sì, senza farti male, eh? Sì. Allora, scusatemi un attimo, ma io mi devo andare a mettere l'autan perché mi stanno mangiando le zanzare. Arrivo subito. Eccomi qua. Vi ho portato i biscottini da dare al nostro cagnolino. Oney, che è il cagnolino della nostra vicina.
che ci aspetta per il biscottino. Guardala, Oli. Oli. Non troppi, eh? E poi mettete le scarpe, non vi voglio vedere scalze. Facciamo il picnic insieme, Oney. Tu con noi, gli è caduto. Avvicinaglielo. L'ha preso? Sì. Anche la Oney fa picnic con noi. Guardate che bella che è. Bella e felice perché scodinzola. Adesso basta. Ok, torniamo a fare il nostro picnic. A che punto siamo arrivati del pasto? Io ancora i chipster. Ma non dovevate fare le capriole? Le verticali? Ah, stai mangiando i chipster. Allora, domani facciamo un bel bagno in piscina, va bene? Che papà sta cambiando l'acqua, che si era sporcata un pochino, eh? Così ci rinfreschiamo un po'. C'è una formichina, vediamo. Io sempre quella la prendo in mano. Ce ne sono tante formichine in un giardino, eh. Lo mettiamo nel giardino. Ani, no, lascia. Vane, attenta perché c'hai un'ape che ti gira intorno, eh. Stai attenta. Ok. Anche tu, Ani, stai attenta. Prima che ci punge. Guardate qua quante ce n'è. Qua abbiamo gli alberi con i fiori, figuriamoci. Non si vedono, ma ci sono. Già, alziamo la prima pioncia. Faccio le moscia. E oggi vi faccio il teorio come si fanno. Vai, amo. E iniziamo a fare la ruota. Questa è la ruota da karate. La ruota dei ninja, quindi karate. Vai. Bravissima. Uno che la fa così. Oddio, la ruota, ma veramente. Uno che non ha voglia di farla, insomma. Beh, dai, è quello che l'ha fatta meglio alla fine. No, questa, dove vai te? Perché la fai lì? Questo trampolino è da buttare. Spezzata linguine. Mamma, guarda. Mi sono cremata. Eh sì. Beh, praticamente il trampolino è in mezzo a un bosco, è dentro una pianta. Guardate. Ma... Noi siamo qua. Sentite, ma cosa ne pensate se giochiamo a nascondino? Ok. Però metti le ciabatte, anche tu, Ani. A me, guarda, se ancora un po' che sto qua mi punge un'ape. Ce l'avevo addosso, praticamente, in mezzo a questo albero. Faccio finta di essere l'ape. Ciao, come stai? Sì, è un'ape che parla in corsivo, però. Come stai? Dai, Vanessa, dimmi una frase in corsivo. Giochiamo a nascondino. Giochiamo a nascondino. Andiamo. Dai, vai, conta. Andiamo. Chi conta? Carta, forbice. Conti te. Uno, due, tre. Dai, Vanessa, cosa vuoi che veda? Gli occhi ma lei tanto se vuole spia lo stesso. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dov'è? Dov'è Vanessa? Io seguo te, non devo cercarla. Ciao. Vieni. Vanessa si è liberata, deve contare. Anastasia ancora. Vabbè, dai, posso contare io? Sì. Ok, dai, conto qui. Tu stai mangiando? Uno. Anche tu conti qui? Sì. Dai. Uno. Chiudi gli occhi. Tre, quattro. Mamma, mi ha punto qualcosa. Cosa c'è? Dai, sarà una zanzara. Cos'è? Oddio, Vane. Ma è un'ape? Ti brucia? Sì, tantissimo, dai. Brucia, amore? Madonna. Vieni un attimo. Guarda. C'è l'ape morta. Vane, ti devo andare a prendere subito l'ammoniaca. Arrivo subito.
Arrivo, amore, arrivo. Attenta a non toccare quest'ape, eh? Hai visto? Sono arrivata. Ani, mi devi aiutare. Ok. Ok, aspetta che apro questo. Non inalare troppo. Non inalare troppo, perché l'ammoniaca ha un odore molto forte, eh? Non inalare. Ma se ti ho detto di non inalare, scusa. Non so cos'è. Aspetta che lo giro. Fa male, Vane. Brucia. Ok, guarda. Ah, mamma, guarda. Vane, guarda che brucerà un po', Però passa, Capito? Che puzza. Lo so, hai ragione. Anastasia, non farla cadere con la bottiglia. Il picnic è finito in tragedia. Oh, non si può fare niente. Tutto il giorno chiusa in casa, poi per un picnic. Tieni la manina qua, amore. Spero che piccola. La prossima volta non è ancora così, se no non possiamo farlo mai più. Infatti, amore, brucia, non so. Sai che io non sono mai stata a punta, però so che, insomma, mi hanno detto che brucia tanto. Anche a me. L'estate scorsa a San Teodoro sono state punte la nonna e la zia, vi ricordate? Sì, anche grazie anch'io. Amore, te ti ho punto la zanzara, te l'avevo detto di mettere l'autan. No, amore. Adesso dai, finiamo il video allora, dai. Vuoi finirlo? Bibi. Amore. Vabbè, dai. Vabbè, ragazzi. Il video lo finiamo qua perché Vanessa non sta bene. Le brucia tantissimo, è stata punta dall'ape. Ma quando è tu pranzo? Mezz'oretta, guarda, mezz'oretta con l'ammoniaca passa. Devi tenere l'ammoniaca sopra, ok? Quindi se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. E lasciate tanti like a questo video. Ciao amore, piccola. Ciao.